Allora, noi adesso riprendiamo i lavori con l'intervento di Spartaco Capogreco, la memoria difficile dell'internamento civile fascista. Allora, grazie di questo invito e soprattutto grazie all'amministrazione, al sindaco, a Giuseppe, basta dire Giuseppe, sappiamo il cognome già di chi parliamo, e parlare di memoria sono state dette già cose importanti, la memoria del fascismo in Italia, i crimini impuniti, l'internamento è un tassello a sé che poi fa parte, no, di questo, come diceva già efficacemente Paolo Pezzino, di questo grande puzzle, no, della memoria e delle politiche della memoria dell'Italia del dopoguerra. Ma la memoria è in equilibrio sempre con l'oblio, come tutti sappiamo, no? Quindi nel raccontare alcuni punti, nell'affrontare alcuni punti di questo discorso che mi è stato chiesto di discutere con voi, inevitabilmente parlando di memoria si parla anche di oblio e di rimozione, come del resto è stato già fatto. Io lo dico sempre questo, non mi pare inutile ripeterlo qui, anche perché ho visto che ci sono molti insegnanti. La prima cosa che dico in genere quando vado nelle scuole ad incontrare studenti o insegnanti, ma in fondo anche con i miei studenti che sono più grandicelli, loro, avendo quest'anno noi il 18° anno di ricorrenza di questa legge memoriale sul 27 gennaio, no? Per i ragazzi, per gli studenti, spesso può sembrare tutto scontato, no? Può sembrare che questo ci sia sempre stato, e loro, quando li pone a riflettere su questa condizione, ci rimangono un po', perché effettivamente ti rendi conto che per loro era così, cioè come se ci fosse sempre stato. Non possono immaginare invece il vuoto pneumatico che c'è stato nel dopoguerra e tutte le rimozioni che noi ben sappiamo. E poi quando questa legge arriva, la legge sul 27 gennaio in particolare, ma anche più in generale le altre, quelle che sono in cantieri, perché questo calendario civile si sta dilatando molto, si sta crescendo molto, e vediamo che la caratteristica principale di questa sul 27 gennaio, ma un pochino anche quella sul ricordo il 10 febbraio, ma in particolare la giornata che in qualche modo è internazionale, anche se non proprio tutti i paesi ricordano le vittime della Shoah nella giornata del 27 gennaio, ecco, c'è un forte pressing scolastico, ecco perché io ho fatto riferimento agli insegnanti, agli studenti, e all'invitarli anche a capire cos'era prima, da dove viene il grande vuoto che c'era stato, no? L'internamento fascista, ma anche l'internamento, se vogliamo, anche la deportazione, no? Basta pensare per capire l'immagine di quel vuoto che copre il dopoguerra, che per avere un saggio di spessore, di una certa serietà, sulla Riviera di San Sabba, e quindi parliamo di crimini nazisti, ma svoltisi sul nostro territorio nazionale, bisogna aspettare il 79, e il fatto che a scriverlo sia non uno storico di professione, ma addirittura un poeta, Ferruccio Forkel, e dà proprio in questo caso la chiara comprensione di quello che è stato definito da molti, in particolare da Anna Rossi Doria in un fortunato libretto, La latitanza degli storici. Quindi questo dopoguerra, tra i problemi che sono stati detti riguardo la magistratura, riguardo i processi, mancati processi, la mancata defascistizzazione dello Stato, e il fatto che la resistenza armata, il mito del partigiano, l'impianto storiografico collegato soprattutto agli anni
43-45 della guerra piuttosto che agli anni 40-43, hanno fatto sì che proprio l'internamento in qualche modo era destinato a fare la fine che ha fatto. Io mi sono trovato nel 1987 a pubblicare il mio primo libro, che era un saggio sul campo di Ferramonti. Ma vi dico la verità, io vivevo a Firenze all'epoca e lo pubblicai con Giuntina, ma non avevo mica chiaro, ve lo dico sinceramente, il fatto che fosse il primo libro, la prima monografia sul campo fascista. Io lo scrivevo, nello scriverlo mi rendevo conto anche del rischio che un argomento del genere potesse finire ad alimentare il mito del buon italiano, no? Magari in salsa regionale, no? Perché poi questo buonismo sembra fatto apposta perché i campi, chiamandosi campi di concentramento, da un lato portano a pensare ai concentrationslager, però dall'altra parte poi nel valutare la loro storia, che quasi sempre è a lieto fine, si è portati esageratamente, anche perché basterebbe essere un poco più critici anche a capire che la violenza dell'internamento non è solo quella bieca del lager, del calcio del fucile che ti fa sanguinare, ma è anche la violenza interiore, la violenza dell'essere comunque privati della libertà, e tante altre riflessioni che dovremmo fare con i giovani. Bene, è successo così, insomma, che l'internamento fascista, i campi del Duce, li ho chiamati, e questo nome ormai si è diffuso perché pare sia comodo, quelli che per comprenderci finiscono con l'8 settembre, quindi corrispondenti al fascismo monarchico, e sono una realtà che, ecco, per parlare della loro memoria e per fare un po' di rapida storia della loro storia, della loro storiografia, sembra un argomento facile, ma non lo è per niente, perché sono delle stazioni, sono come delle stazioni di posta questi campi, questi 48 campi, che possono essere un'anticamera, come scriveva in una bellissima, mi sembra l'ho letta di recente, mi sembra sempre più bella l'introduzione che mi fece un'allora giovanissima Liliana Picciotto al libro dell'87. Sono delle stazioni di posta, delle anticamere che possono essere anticamere della libertà o della deportazione, della vita o della morte. Mai come in Abruzzo o nelle Marche, per esempio, e io proprio sulla mia mappa dei campi del Duce col grafico di Einaudi abbiamo deciso allora di fare una finestra, uno spaccato a parte, no? Picture in picture, perché sono tanti e quindi non si riusciva a metterli tutti sulla piccola pagina del formato degli struzzi Einaudi, no? Ma questi campi, a differenza dei nostri, che sono proprio la favola della bontà italiana, e nostri intendo dire la Calabria, la Basilicata, la Puglia, un po' anche la campo di campagna, secondo campo di ebrei in Italia, sono fatti apposta per non fare memoria, dico io, perché ci vuole una grande comprensione, anche se non lo sembra, anche se la storia è molto semplice. L'Abruzzo è molto importante, ho citato anche le Marche, qui c'è Annalisa Cegna che parlerà dopo di me, non occorre che io parli ancora delle Marche, ma anche se lei stasera parla di un campo abruzzese specifico, ma voglio dire, siamo in Abruzzo, parliamo dell'Abruzzo, abbiamo poco tempo, giochiamocelo bene con voi che volete sentire e noi vogliamo parlare dell'Abruzzo. L'Abruzzo, mi colpiva un articolo di Filippo Mazzonis del 1977, dove lui ricordava che fino a non molto tempo fa, diceva il compianto bravissimo Filippo Mazzonis, nel 77 veniva ritenuto per l'età contemporanea, l'Abruzzo intendendo ovviamente l'Abruzzo e Molise, come pure per i campi, in questo caso noi 1940 quando diciamo Abruzzo è un'abbreviatura che comprende anche il Molise,
veniva considerato una zona storiograficamente grigia. C'era quest'idea, cioè, che in età contemporanea l'Abruzzo fosse una cosa dove si diceva un po' anche per la Calabria, in Calabria si diceva una cosa diversa che poi sostanzialmente credo che abbia lo stesso significato, cioè ci siamo addormentati fascisti e ci siamo svegliati americani. Ecco, questa era la rappresentazione proprio in parole proprio povere di quello che era stato per noi il passaggio del fronte, ecco, in fondo il passaggio alla Repubblica, o meglio al Regno del Sud prima e poi alla Repubblica dopo. E invece che cosa vediamo? Vediamo che c'è la fine del mondo, altro che zona storiograficamente grigia. 14 campi che in molti casi sono anticamere brutte, anticamere che possono essere della vita e della morte, ma spesso sono anche della morte, come abbiamo visto stamattina. Casoli è un crocevia. Casoli è un crocevia geografico, è un crocevia storiografico, è un crocevia di memorie, perché qui, non lontano da qui, ma attraverso la Maiella, campo di Giove, partendo da Sulmona, qui in sala c'è Mario Setta, che è l'eroico protagonista insieme ad altri eroici come lui. Ci sono tanti combattenti importanti della memoria, per esempio Mario Palmerio, ex sindaco di Guardia Grele, che non ha aspettato certamente la legge del luglio del 2000 per fare memoria nel suo comune, sia da assessore alla cultura sia da sindaco che è da semplice docente scolastico. Ma dicevo, questo sentiero della libertà che parte da Sulmona e arriva a Casoli è la rappresentazione grafica proprio, è la mappa e l'itinerario di questa marcia che venne compiuta da una miriade, da una infinità di persone italiane, straniere, prigionieri di guerra, alleati, ma anche per esempio il 23 marzo del 1944 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che si era temporaneamente rifugiato a Scanno presso il proprio maestro Guido Calogero, insieme allo stesso Calogero e a una sessantina di persone fecero questo percorso e riuscirono ad approdare, alcuni ci persero la vita, non ce la fecero, ma questi sentieri portavano poi in buona parte, giungevano a Casoli e agli alleati, quando gli alleati c'erano già, o nelle fasi precedenti, quando ancora si fuggiva, ma non c'era ancora qui la presenza degli alleati, c'era la Defensa, questo grande bosco della Defensa che non è molto lontano da qui e nel quale poi molti si trovavano, e il ricordo della Defensa e della vita alla macchia nella Defensa anche nei memorabili scritti di Alba de Cespedes, dove dice una frase molto bella nei confronti anche della popolazione abruzzese: che cosa non vi dobbiamo, cara gente d'Abruzzo? È una frase veramente che dice più di un saggio intero sul rapporto tra le popolazioni, ecco, perché vedete c'era questa mentalità. Io l'ho verificato subito quando pubblicai Ferramonti, io anziché anche nelle recensioni non avrei mai immaginato che un libro così, insomma, senza grandi pretese eccetera, un saggio su un campo, alla fine poi ha suscitato un'infinità di recensioni di terze pagine, compreso l'Osservatore Romano, compresa la grande stampa, Corrado Stajano, sul Messaggero, tanti altri, che il giornale. Non riuscivo a capire che cosa, e lì si solleticava questo discorso, questa volontà di, come se l'internamento fosse la riprova che il mito del buon italiano dovesse esistere, mantenersi, rafforzarsi e robustirsi. Io non credo che sia così, e non credo che sia una questione, come spesso viene ancora, ahimè, sostenuto, che sia una questione di meridionalità. Sapete, la Calabria ha grossi problemi anche identitari per via della sua
secolare arretratezza, ma anche di problemi purtroppo che non hanno a che fare di per sé con l'arretratezza e che la costringono, no, ad avere continuamente problemi di legalità e di, quindi poi anche di soffocamento delle migliori sue forze e dello sviluppo in genere. Allora, in questo campo di Ferramonti, per esempio, ho visto, mi sono accorto, perché in qualche modo l'ho tirato fuori io, che serviva quasi a irrobustire un'identità debole, di dire ecco, noi magari avremo tanti guai, però noi siamo, non credo proprio. Poi questo l'ho visto riperpetuarsi nel campo di campagna e soprattutto anche nei campi un po' della Puglia, con la riscoperta di questi campi che è partita appunto dalla seconda metà degli anni Ottanta, molto tardi quindi, molto tardi, e ad opera di storici freelance sostanzialmente. Questa è una riflessione che dobbiamo fare su dove era l'Accademia allora e su che cosa era impegnata, lo sappiamo, insomma c'era una visione diversa di quegli anni che può essere un oggetto di discussione, nessuno di noi insomma su questo ha una verità in tasca, ci saranno delle ragioni insomma che saranno anche valide. E, niente, dicevo, per me non è una questione di essere meridionali, quindi con gli internati siamo buoni e invece al nord sono più freddi, ma non per me, cioè gli studi, le storiografie più recenti e soprattutto da quando, da una decina di anni, stanno venendo fuori le storie dell'internamento libero. Le storie dell'internamento libero valgono quanto quelle dei campi. I saggi sull'internamento libero ora sono talmente forti, seri e poderosi, e mi riferisco alle ricerche di Antonio Mazzoni, mi riferisco agli studi di Anna Pizzuti, mi riferisco a tanti, tanti, tanti altri, sarebbe molto lungo adesso, poi dimenticherei comunque qualcuno, ma... questi studi dimostrano che l'internamento libero, quello che pone la gente comune in vicinanza degli internati, ancor più dei campi, o meglio ancor più dei campi chiusi, perché il campo di Casoli poi circa la vicinanza sostanzialmente con la gente del posto eccetera, è equivalente quasi all'internamento libero di Guardia Greve. No, la struttura del campo cosa cambia? Cambia che ci sono degli edifici già preordinati, che c'è una maggiore sorveglianza, poi dipende, ci sono dei campi a seconda anche della categoria di internati. È evidente a tutti, è stato già detto, mi pare, ce lo dirà ancora Giuseppe, che gli slavi, insomma, fino al 40, prima dell'8 settembre, all'apice, no, della repressione fascista, che arriva quasi ad essere repressione sul piano fisico, non vi sono certamente gli ebrei, ma ci sono gli slavi. Questi slavi che sono stati sempre in qualche modo dimenticati. E il modo di fare memoria di questa Repubblica nata dalla Resistenza, ma che spera forse di poter fare memoria solo a colpi di leggi memoriali, non credo che stia facendo molto per cercare di recuperare questa memoria degli slavi internati e perseguitati. Sicuramente non lo fa tanto bene con una legge come quella del 10 febbraio. In generale queste leggi si distinguono per essere piuttosto incolori, in odore, in sapore, perché queste leggi non contengono mai la parola fascismo, per esempio, né come sostantivo e né come aggettivo. Evviva Mattarella, che finalmente... ecco, ci ha dimostrato che si può ancora parlare di fascismo e di quello che era, ma queste leggi sono piuttosto asfittiche. Da una parte si spera di fare memoria, di sostituire questi decenni di vuoto pneumatico con i decreti per queste leggi. Io non credo che si possa fare, anche perché nella scuola italiana degli stessi anni, parallelamente, la storia è presa a pedate. Sono diminuite le cattedre di storia, sono diminuite le ore di storia, ci vengono a dire che adesso si fa la geostoria, e a me va benissimo che si faccia la geostoria. Io, quando i miei studenti mi chiedono i libri di testo, la prima cosa che dico, l'unica cosa che veramente sulla quale voglio che voi abbiate un testo, è un Atlante storico, e cadono un po' dalle nuvole, ma poi capiscono che se non c'è una mappa, no? Se non c'è una mappatura concettuale e geografica, non si può fare memoria, non si può fare storia. Ma quindi, voglio dire, la geostoria, d'accordo, ma lì c'è un inganno, perché si fa la geostoria e poi vediamo che invece delle 2 ore di storia e 2 ore di geografia ce ne saranno 3.
Quindi dire facciamo giro storia come le compagnie telefoniche che ci dicono no, pagherete ogni 28 giorni anziché ogni 30, non è così. E la realtà è che poi in un anno ci fregherete un mese. Quindi dobbiamo stare attenti, fare memoria, bisogna fare storia, bisogna creare coscienza civile. Certo, leggere le lettere o leggere dei brani o fare un'iniziativa musicale nel 27 gennaio è una cosa che ben viene, no? D'altra parte anche la letteratura sappiamo che ruolo, non è che storia vuol dire la storia pura, perché se questo è un uomo mica era un saggio storico, o l'internato numero 6 mica è un saggio storico, abbiamo visto quello che è, ma un libro bellissimo come quello su Rita Pisani di Livio Sirovic, che saluto e mi complimento sia con lui ma anche con l'amministrazione e con Giuseppe per questa bellissima idea di premiare lo sforzo di uno storico scalzo, diciamo così, alla tedesca, che però dà risultati tutt'altro che scalzi, e vediamo quale rapporto ci può essere quindi tra la ricerca così freelance, tra la letteratura a volte che provocano l'immagine, la fotografia che io sì, Livio mi ha inviato per primo una decina di anni fa, che conoscevo benissimo, abbiamo visto quali effetti prorompenti e rivoluzionari davvero possiamo dire hanno fatto anche nella comprensione, nella lettura di questo campo. Però ecco, il tutto, e chiudo questa brevissima parentesi scolastica, didattica della memoria dei campi, il tutto deve essere capito bene, e capito bene significa che gli insegnanti devono essere coscienti, nonostante le bellissime cose che io vedo fare iniziativa nelle scuole, peraltro anche il 10 febbraio vedo fare delle iniziative, malgrado quella legge sia stranissima, non dica nulla della nostra occupazione della Jugoslavia o di tanti altri crimini fatti dagli italiani e dai balcani, come vale anche per i crimini coloniali, è stato detto, però ecco, vorrei che gli insegnanti capissero, ma secondo me l'hanno capito benissimo, parlato poco fa con alcuni insegnanti e ho potuto constatare che questa occasione, il 27 gennaio, può essere un'arma a doppio taglio, cioè l'internamento fascista, abbinarlo troppo al 27 gennaio e alla Shoah può risultare più difficile la sua comprensione. Io ho fatto iniziative culturali e sto ancora facendo con la Fondazione Ferramonti, facciamo un convegno annuale che è arrivato al 30° anno, una rassegna più un convegno che si chiama Memoria Meeting, col quale siamo partiti dal 1988 e siamo partiti il 27 di aprile, il 25 di aprile nel farlo, ma non solo perché non c'era il 27 gennaio, ma per una ragione precisa. Per esempio poi quando mi ricordo nel 1998 come Fondazione Ferramonti ci facemmo promotori di una iniziativa un pochettino, come dire, provocatoria, no? Contro anche la posizione del governo italiano, che in un campo davvero criminale, fascista, ma comunque oggettivamente criminale come quello dell'isola di Arbe, non ci fosse ancora una lapide italiana. Bene, la lapide italiana l'abbiamo portata noi a spese nostre, e abbiamo fatto un'iniziativa anche con l'AMPI, corrispondente dell'AMPI slovena nel 1988, ma decidemmo di farla il 12 di settembre, nelle vicinanze dell'8 settembre, nel giorno della liberazione del campo. Ecco, quali sono i problemi, e vado a chiudere perché vedo che il tempo scorre veloce, quali sono i problemi di questa data che può essere come dire controproducente, cioè che anziché creare memoria crei un pochino di confusione? E che comunque intanto bisognerebbe avere chiaro una cosa, a prescindere dalla data, la dico adesso perché sennò poi mi dimentico, poi ritornerò velocemente sulla data. C'è una cosa che a proposito di intrecci, no? E di crocevia di memorie e di storiografie, no?
Stamattina abbiamo visto qui in piccolo, perché Casoli era un piccolo campo sostanzialmente, e Casoli è arrivato ad avere una 80 massimo, forse ha toccato la 90 di internati, presenze effettive sul momento, neanche l'ha toccato, mi pare 90. Pensate per esempio che un paese come Guardia Grele, ma ce ne sono tanti altri, aveva già una 60 di internati liberi. Ma c'è un altro elemento che dobbiamo ricordare, che Casoli, pur avendo questa, come dire, ridotta capacità numerica, no, di internati, è quasi uno strumento ottimo per essere simbolizzato, per essere efficace anche da un punto di vista, per così dire, didattico. E qui condivido perfettamente quanto diceva Vito Gironda nella sua introduzione, perché Casoli ha queste varie componenti dell'internamento civile fascista. Addirittura qui abbiamo la presenza di internati nemici, seppure pochi. Vediamo che qui a un certo punto arriva un'ispezione della Croce Rossa Internazionale, o meglio, attraverso la delegazione italiana. Questa Croce Rossa, ecco un altro punto importante per gli insegnanti, se vogliono raccontare la storia di questi campi. La Croce Rossa, con un mare di slavi che venivano oggettivamente stranieri, no? Anche se il fascismo li aveva poi battezzati italiani per annessione, che voleva dire italiani di serie Z, quelli che possono pulire i cessi sostanzialmente. Ecco. Allora, pur avendo tutti questi stranieri, la Croce Rossa, che si offriva a più riprese, io ho visto quante richieste negli archivi a Ginevra che venivano, ma soprattutto non tanto per Casoli o per l'Italia, ma soprattutto per il campo di Arbe, per il campo di Melada, per i campi dove si moriva letteralmente di fame. La Croce Rossa voleva intervenire, aveva i mezzi per farlo. Il governo italiano ha concesso un breve intervento, un piccolo intervento, solo a partire dal tardo agosto del 43, ma solo per motivi prettamente umanitari, non de iure, diciamo, senza, ecco, che venisse chiaro che quella era un'occupazione sostanzialmente fuori legge, con dei campi fuori legge. E quindi qui un rapido accenno tra le due modalità di internamento civile, no? C'è l'altra militare, che io chiamo parallelo, mi sembra una formula che funzioni, ma a Casoli sostanzialmente, avendo queste varie possibilità, e la giornata di oggi ce lo ha dimostrato magnificamente, magnificamente, perché intanto la presenza non apparente ma reale, concreta, con il cuore mi è sembrato, e col cervello, dell'ambasciatore sloveno, e poi la presenza di Livio Sirovic, che non è stata solo la presenza di un premiato così che si ritira la pergamena, ma è stata anche una relazione al pari o forse migliore delle nostre, che siamo qui seduti al tavolo, e anche in particolare il fatto che Livio sia stato messaggero di una lettera quasi ufficiale ai cittadini, alla popolazione di Casoli, da parte della comunità ebraica, in rapporto al primo gruppo ebraico che arrivò a Casoli. Tutto questo fa del caso Casoli, scusate un elemento molto importante, molto simbolico, che quindi veramente può diventare un punto di riferimento ed efficace. Le memorie però rischiano di confondersi, perché per puro caso, ma secondo me non è stato un caso, quando l'ho scritto in alcuni, non mi ricordo dove, ma poi me lo posso mandare casomai una riflessione più approfondita su questo, nel momento in cui emergono in modo netto la memoria dell'internamento civile fascista, emerge, stava emergendo in un certo modo che secondo me, io l'ho verificato, a un certo punto comincia ad emergere dalla fine degli anni 80, tutti gli anni 90, il giorno della memoria non l'ha aiutata. Vi posso assicurare, questo non vuol dire che sarà sempre così, noi possiamo come dire, ecco, utilmente gli insegnanti devono farsi promotori nelle scuole a fare capire questa, che può essere una defaianza, il fatto di olocaustizzare questi campi. Dobbiamo stare molto attenti. Un primo segnale, io ho avuto modo di segnalarlo, un primo segnale negativo, io ho avuto modo di segnalarlo anni fa,
in un incontro proprio in Abruzzo, non ricordo dove eravamo, ma ed era per esempio il fatto che nel 2007, dopo 3 anni dell'uscita dei campi del Duce, probabilmente lì, da come mi hanno detto, lo spunto era venuto da lì, tutta la provincia di Chieti, a cura di un'associazione, ma sostanzialmente era un'operazione finanziata dalla provincia di Chieti, si sono poste delle lapidi su tutti i campi della provincia di Chieti. E quella che avete visto sopra oggi è una uguale, ci sta a Lanciano, uguale ci sta a Iscogno Marina, cioè a Vasto Marina, eccetera. Ecco, il problema qual è? Che mettere la stella di Davide su quella lapide e metterla a tutti i campi e mettere la data del 27 gennaio si creano delle cacofonie, per così dire, storiografiche e di memoria. Come per esempio, vediamo a Estonio, no? Dove c'è questa lapide con la stella di Davide e il 27 gennaio davanti ad uno che è stato tra i campi fascisti, forse la ventotene dei campi, c'era cioè il quartier generale dell'antifascismo, era a Estonio Marina, cioè a Vasto. E insomma, questo non aiuta, questa eccessiva, no? Riverbero sul 27 gennaio. Io volevo dire anche una cosa importante, anzi mi sembra doveroso, me l'hanno chiesto anche i professori in sala. Una delle più belle e più lunghe ricerche della mia vita ha riguardato Villa Sorge. Villa Sorge era il campo di Lanciano. Ecco, un'altra, questa è una testimonianza, il fatto che sul campo di Lanciano, è un'altra testimonianza che dice come l'Abruzzo è centrale. L'Abruzzo è centrale perché l'Abruzzo ha avuto tanti campi, anche se non grandi, ma ha avuto anche un'altra cosa importantissima. Ha avuto la prima testimonianza edita nel 1944, addirittura, da dentro, scritta a mo' di instant book, perché è stata scritta subito, da dentro un campo fascista, nella fattispecie un campo fascista femminile di cui parlerà Annalisa dopo. Ecco, mi sono preso la briga, dopo essere impazzito per anni per cercare di trovare questo libro negli anni 80, mi ricordo che poi quando l'ho trovato, e chissà perché non si trovava nelle nazionali, ma l'ho trovato alla Marucelliana di Firenze, ho fatto le fotocopie per tutti, l'ho mandato al Cedecchi, l'ho mandato a Klaus Vogt, ho lanciato un hashtag, senza che allora ci fosse internet, così un hashtag postale dicendo ecco l'abbiamo trovato. L'internato numero 6 era un libro che denunciava le malefatte dell'internamento civile, ma lo faceva in un modo dolce, soft. È un bellissimo romanzo di narrativa, no? Di Maria Eisenstein, di cui poi ho ricostruito la vita, ma quello che mi interessa dirvi velocemente, ho ricostruito, come voi sapete, anche le vicende storiografiche ed editoriali di questa storia di Maria Eisenstein e di questo campo. E che cosa viene fuori? Viene fuori che quell'Italia, oggettivamente, in quegli stessi anni, dopo il 44, questo libro è scomparso. E poi si diceva non abbiamo i documenti, la ricerca stentava a venire, ma chissà, non si sapeva niente. C'era un libro ed era stato lasciato morire, perché si costruiva, quello che Paolo Pezzino ha già detto, si costruiva, ma non era il caso che lo costruiva, il mito del buon italiano, come Filippo Focardi ormai ha meticolosamente rappresentato, era costruita a tavolino e faceva parte di una certa rappresentazione che si voleva dare perché si uscisse in un certo modo dalle responsabilità, in un modo che è stato negativo. È stato negativo soprattutto, e finisco, non avere insegnato nelle scuole l'unica cosa che bisognava insegnare per prima, per far capire l'essenza della dittatura fascista. Ed è un qualche cosa che ci darebbe subito, immediatamente, il senso di questi campi e del che cos'era l'internamento a Casole, a Guardia Grele, a Lanciano. Il confino è un termine che non è risuonato mai stamattina, ma fatelo risuonare nelle scuole. Adesso abbiamo uno strumento magnifico che abbiamo atteso per anni, per decenni, c'è il bellissimo libro di Camilla Poesio, Il confino, l'arma segreta del regime, la terza, e la struttura del confino che può far capire
questi campi, non la struttura di Auschwitz. I campi sono fatti dallo stesso Arturo Bocchini, che ha concepito, e spesso i direttori che ha concepito le colonie, e spesso i direttori dei campi sono gli stessi che avevano già lavorato nelle colonie di confino. Cosa vuol dire il confino? È difficile raccontarlo ai ragazzi. Beh, certo, dopo tutto l'abbandono del concetto nel dopoguerra, anzi la sopraffazione di questo concetto con la vulgata della villeggiatura, è un po' difficile, sì, ma bisogna far capire che il confino, Bocchini, che era il Fouché di Mussolini, disse al Duce una volta: col confino bisogna sistemare questa gente. La sostanza non è una citazione tra virgolette esatta, ma la sostanza era questa: bisogna sistemare questa gente, cioè toglierla dalle scatole, con l'utilizzo di un minor grado di violenza possibile. Ecco, questo era il fascismo. Al confino, come nell'internamento, se il confinato politico, l'internato politico avesse voluto, la sera stessa bastava scrivere una lettera di sottomissione al dittatore e sarebbe stato liberato. Questo è il concetto della repressione fascista. Provate ad immaginare un prete, un insegnante, un sacerdote, ma anche una persona normale, un muratore, che da Trento, da Trieste, da Macerata o da Torino o da Milano venga sbattuto nel 1926 a Lampedusa, a Ventotene o a Ustica. Ecco, e poi facevano le fotografie Mussolini, come invitava la Croce Rossa e i giornalisti stranieri, dicendo che questi stavano abbronzati sulle isole. Dobbiamo tornare su questo concetto del confino, perché confino, che vuol dire anche poi confino nei paesi, Cristo si è fermato ad Eboli, no? Basta citare solo quello, e nei paesi confino vuol dire, confino nei paesi vuol dire internamento libero, confino nelle colonie vuol dire internamento nei campi. Ce l'abbiamo già i modelli, è che noi l'avevamo abbandonato, l'abbiamo perso per strada. Allora facciamo sì che nelle scuole le date del nuovo calendario civile ci vanno bene tutte, però il pressing scolastico solo sul 25, sul 27 gennaio secondo me non va bene. Bisogna ricordarsi che il calendario, io non mi ricordo che venga fatto nelle scuole alcun riferimento sul 25 aprile o sul 2 giugno, o forse sì qualcosa, ma è assolutamente incomparabile a tutto quello che si fa per il 27 gennaio, e siamo contenti che si faccia, però non andiamo troppo su Auschwitz per capire questi campi.